È una fiera molto importante, sono rimasto impressionato dal numero di espositori e dalla qualità degli espositori stessi. La regione sostiene l'agricoltura perché la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia. Abbiamo preso una serie di misure, di iniziative, la più importante, tra le più importanti è l'anticipo della PAC, è la prima regione in Europa a farlo, la Lombardia. Abbiamo aumentato dal 50 al 70% l'anticipazione della politica agricola comune e adesso dobbiamo fronteggiare un taglio di risorse alla Lombardia, purtroppo, che è previsto dalla legge di stabilità nazionale. E dovremo fare in modo che questi tagli non incidano sull'efficacia delle politiche della regione a sostegno del comparto agricolo. Ha un ruolo importante perché è coerente con il tema di Expo, nutrire il pianeta, energia per la vita. Stiamo studiando una serie di iniziative perché una vocazione come quella che ha Cremona è proprio coerente con Expo e quindi deve essere protagonista non solo e non tanto dentro Expo ma per il fuori Expo e anche dopo. Expo non chiude il 31 ottobre del 2015, deve continuare anche dopo. Le ricadute positive devono continuare per anni. Questa è la sfida che abbiamo.